Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware delle riceventi FRSky con le radio multiprotocollo. In questo video uso una radio master, ma i passaggi da fare sono uguali per tutte le altre radio multiprotocollo come jumper, eShin, eccetera. Per quanto riguarda le riceventi, il video è valido per tutti i modelli FRSky sia a 2.4 GHz che a 900 MHz. A proposito del firmware, una delle cose che si chiedono più spesso è come fare a capire che versione ha la ricevente. Per rispondere a questa domanda bisogna capire meglio come funzionano i firmware FRSky. I firmware FRSky sono composti da tre elementi: regione, versione e protocollo. Per quanto riguarda la regione possiamo avere due casi, EU-LBT e non EU-FCC. Il secondo elemento è la versione firmware, attualmente abbiamo le versioni 1 e le versioni 2. Le versioni 1 vengono chiamate anche historic firmware in quanto non vengono più aggiornate. Il terzo elemento è il tipo di protocollo, che può essere ACCST o ACCESS. Le radio multiprotocollo non sono in grado di leggere i firmware in versione ACCESS, quindi se una ricevente ha questo tipo di firmware non può essere usata. Capire la regione invece è abbastanza semplice, perché se il prodotto è LBT viene riportato nella confezione con un bollino nero EU-LBT. Se invece nella confezione non c'è nessun bollino, allora si tratta di un prodotto FCC. Per quanto riguarda la versione del firmware, alcune volte possiamo trovarla stampata direttamente sulla bustina, come possiamo vedere in questo esempio. Non sempre però nelle bustine viene messo il bollino, anzi la maggior parte delle volte non troviamo scritto nulla. Per quanto riguarda la versione protocollo, in genere le riceventi RxSR di XM Plus vengono vendute con il firmware ACCST. A parte questi sistemi non è possibile in nessun modo capire la versione firmware, quindi possiamo dire che molto spesso non sappiamo con certezza che firmware è installato sulla ricevente. A questo punto, se abbiamo abbastanza informazioni per stabilire che firmware ha la ricevente, possiamo procedere col bind. In caso contrario, il metodo più sicuro è installare noi un nuovo firmware, in modo da sapere esattamente versione, regione e protocollo che stiamo usando. Ok, vediamo come muoverci se abbiamo necessità di installare un firmware nella ricevente. Andiamo quindi nel sito ufficiale FRSky e nella barra di ricerca digitiamo il nome del nostro modello, nel mio caso una RxSR. Una volta arrivati alla pagina download, la prima cosa da scegliere è la versione protocollo. Noi siamo obbligati a scegliere ACCST in quanto ACCESS per queste radio non funziona. Dopo aver scelto ACCST scegliamo la versione, come abbiamo detto la versione 1 è chiamata History e la otteniamo cliccando qui. In alternativa possiamo scegliere una versione 2. Per quanto riguarda le radio multiprotocollo non ci sono particolari vantaggi a preferire una versione V1 del firmware e visto che il modulo è pienamente compatibile con le versioni V2 la cosa più logica da fare è scegliere una di queste. Quindi scarico l'ultima disponibile. Una volta scaricato il file, estraggo l'archivio zip. All'interno della cartella abbiamo FCC, LBT, Fport FCC, Fport LBT. Personalmente vi sconsiglio di usare le versioni Fport del firmware perché richiedono configurazioni aggiuntive via CLI ed è molto difficile usarle su schede F4. I firmware normali sono decisamente più semplici da gestire, quindi la scelta ricade sui primi due scegliendo tra FCC o LBT. La scelta va fatta in base alla regione nella quale dovete usare la ricevente o in base alle antenne che avete scelto se parliamo di sistemi R9. Adesso dobbiamo copiare i file che abbiamo scelto nella microSD della radio. Possiamo togliere la microSD e collegarla con un adattatore al PC o collegare direttamente la radio tramite cavo USB. I due metodi sono uguali, usate quello che vi viene meglio. A questo punto possiamo copiare anche tutta la cartella che abbiamo estratto all'interno della cartella firmware della microSD della radio. In fase di aggiornamento sceglieremo il file più adatto alle nostre esigenze. Ora passiamo alla ricevente per capire meglio che fili saldare. Tra i vari fili che abbiamo a disposizione, per procedere all'aggiornamento ce ne servono solo tre: alimentazione, terra e smart port. Fate particolare attenzione al cavo smart port, perché è l'unico che può essere usato per aggiornare le riceventi. Un errore molto comune è quello di usare SBUS, ma con questo l'aggiornamento firmware non andrà a buon fine. Allo stesso modo i cavi SBUS IN o Inverted S-Port non vanno bene.
Le uniche riceventi che fanno eccezione a questa regola sono la XM e la XM Plus. Queste due, non avendo il pad Smart Port, vanno aggiornate usando il cavo S-Bus. Come ho detto, però, solo queste due, per tutte le altre usiamo Smart Port. Ora che sappiamo quali fili usare, spostiamoci sulla radio, ma facciamo subito una precisazione. Le porte qua sotto non possono essere usate per aggiornare le riceventi FRSky. Queste porte non hanno inversione, cosa necessaria per aggiornare questo tipo di riceventi. Perciò bisognerà aggiornare le riceventi usando necessariamente il connettore della porta moduli esterna. I pin che ci interessano sono i primi tre partendo dal basso, e in particolare abbiamo Esport, Terra e Alimentazione. Per collegare la ricevente alla radio ci servirà un connettore servo. Questo tipo di connettori sono molto comuni e si trovano un po' dappertutto, ad esempio a volte vengono dati insieme agli ESC oppure con il Flight Controller. Se proprio non avete, vi lascio qualche link in descrizione su dove trovarli. Come abbiamo appena visto, la sequenza dei pin è Smart Port, Terra e Alimentazione, mentre solitamente i cavi servo a tre posizioni hanno l'alimentazione al centro. Si rende quindi necessario invertire Terra con Alimentazione. Per riposizionare i pin, tiriamo sulla linguetta con una taglierina e invertiamo i fili. A questo punto basterà saldare i fili del connettore sulla ricevente. Per convenzione usiamo il cavo rosso per i 5V, il nero per la terra e un terzo cavo di un colore qualsiasi per Smart Port. Siamo pronti per aggiornare, quindi colleghiamo. Ricordate di mettere il cavo Smart Port verso il basso partendo dal pin più basso della serie. A questo punto accendiamo la radio e andiamo nel menu sistema. Spostiamoci nella pagina della microSD ed entriamo nella cartella Firmware. Poi entriamo dentro la cartella RxSR che abbiamo copiato. Qui abbiamo tutti i file, come ho detto meglio evitare versioni F-Port, quindi scelgo la prima FCC. Ora tengo premuto a lungo la rotella e scelgo Flash Modulo Esterno. Partirà l'aggiornamento Firmware. Perfetto, aggiornamento completato. Molto bene, ora so con certezza che questa ricevente ha un firmware ACCST versione 2 FCC. Fare il bind non sarà più un problema. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come aggiornare le riceventi FRSky. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.